Bene, amici di telefono.net versus tra smartwatch. Abbiamo iMWatch, azienda italiana che ha presentato questo telefono un po' di tempo fa, poi qualche problemino in fase di produzione e distribuzione, finalmente in vendita, e il Sony Smartwatch, due concetti completamente diversi di smartwatch. Il Sony è più un extender del proprio smartphone, iMWatch può vivere anche di vita propria e di applicazioni proprie, ma vediamo come funzionano i due smartwatch. Li ho collegati entrambi al mio Galaxy Note 2 e riescono a rimanere collegati separatamente contemporaneamente perché funzionano in maniera diversa. Allora, iMWatch funziona un po' come se fosse un viva voce Bluetooth, quindi si collega con profilo viva voce al telefono, scarica la rubrica e utilizza per comunicare con internet il tethering Bluetooth. Quindi sul nostro smartphone dovremo andare a impostare qua nel tethering Bluetooth. Lo si attiva e a questo punto il telefono riuscirà ad andare in internet per aggiornare le applicazioni oppure gli stati di Facebook, di Twitter e tutto quello che vogliamo vedere dallo smartwatch direttamente con la connessione dati del telefono. Questo cosa comporta? Due cose negative. La prima è che il consumo di batteria del telefono aumenta, e la seconda cosa negativa, col fatto che il telefono è praticamente collegato in viva voce con l'orologio, quando noi attiviamo una chiamata, per esempio al contatto di prova dal telefono, la chiamata, come vedete, viene trasferita all'orologio, quindi bisogna disattivare l'auricolare Bluetooth e utilizzare il telefono. È ovvio che l'orologio ha un viva voce integrato, quindi è possibile parlare e ascoltare direttamente dall'orologio, però in questo caso l'audio è molto gracchiante. Altra cosa negativa è che quando siamo in macchina il telefono non si collegherà al Bluetooth della vettura, ma essendo collegato all'orologio si collega direttamente all'orologio, quindi bisogna fare una disattivazione del Bluetooth dell'orologio quando si è in macchina, una operazione un po' scomoda. Invece lo smartwatch di Sony è più un extender del telefono. C'è un'applicazione che bisogna scaricare sul telefono che comanda e gestisce tutte le funzioni dello smartwatch. Le applicazioni che si cercano nel Play Store si installano sul telefono, e una volta installate sul telefono tramite sempre Bluetooth, ma in questo caso è un Bluetooth dati, quindi passano solo dati tra telefono e orologio, vengono sincronizzate. Io ho installato un po' di applicazioni, c'è già la recensione dello smartwatch, quindi vi invito a vederla per capire come funziona. Altro vantaggio del Sony è il fatto di avere l'accelerometro che gli consente di accendersi senza dover schiacciare nessun pulsante, ma solamente muovendo il polso. In questo caso è già acceso, ma se fosse spento, muovendo il polso in questo modo il telefono e l'orologio si accende e ci mostra l'ora, cosa che non succede nell'iMWatch. Bisogna schiacciare il pulsantino di destra e non c'è il pulsante per esempio per spegnerlo, quindi una volta stabilito il tempo dopo il quale il display si spegne, non c'è la possibilità di spegnere altrimenti l'orologio. Adesso li toglierò così sono più comodo nell'andare a smanettarli. Ovviamente poi anche da un punto di vista di portabilità smartwatch è più piccolo e quindi più comodo, però iMWatch è costruito forse meglio perché ha una cassa completamente in alluminio e un display molto bello. Il display del Sony è un display AMOLED, soffre sotto la luce del sole, infatti quando c'è poca luce facciamo fatica a leggerla sul Sony, invece molto leggibile quello di iMWatch. Vi dicevo delle filosofie diverse. Allora, iMWatch funziona con delle applicazioni che si possono scaricare dal sito iCloud. Bisogna registrare il telefono, l'orologio al sito iCloud, dopodiché da lì si gestiscono tutte le applicazioni. Quando poi andremo a collegare l'orologio
al Bluetooth in tethering dello smartphone, potremo poi scaricarle e aggiornarle sul telefono. Questo aggiornamento è possibile impostarlo per esempio ogni quarto d'ora, ogni mezz'ora, ogni ora, oppure in maniera manuale cliccando qua sulla notifica in alto icona dell'aggiornamento. Le applicazioni ci sono, sono simpatiche, sono carine, abbiamo però delle limitazioni. Per esempio gli appuntamenti vengono gestiti solamente su un account di Google, quindi non potrete importare altri appuntamenti se non quelli che avete in un calendario di Google. È stata implementata nella nuova versione software la bussola, la calcolatrice. Ecco, la cosa abbastanza comoda, la possibilità di fare chiamate direttamente dall'iMWatch e ascoltare anche in viva voce. È un po' gracchiante in viva voce, ma se siamo vicini lo si sente. Se no, si può inserire una cuffia auricolare. Anche dallo smartwatch è possibile fare delle chiamate, soprattutto ai numeri preferiti, ma diventa un'operazione più scomoda perché il display è più piccolo. Torniamo indietro. Possibilità di cambiare l'orologio, anche sul Sony è possibile farlo. Ecco, Facebook ha solamente le notifiche, non possiamo visualizzare tutto quello che succede sul nostro account di Facebook. Stessa cosa su Twitter, eccolo qua. Anche qua non è in tempo reale, ma bisogna andare a fare la sincronizzazione con il telefono. In questo caso abbiamo attivato il tethering Bluetooth. Andiamo un attimo qua nel tethering. Ok, adesso si sta connettendo l'orologio al telefono e sta aggiornando Twitter. Un'operazione non proprio semplicissima. Anche qua immagini, si collega solamente all'account di Picasa. Email, è possibile inserire solamente un account email che arrivano in formato testo e tra l'altro solamente un account IMAP. iSport invece l'ho trovata un'applicazione carina, anche se per esempio sul Sony Smartwatch c'è l'applicazione di Endomondo che è fatta veramente molto molto bene. Io non l'ho installata perché non sono uno sportivo, ma devo dire che l'ho provata in test e è un'ottima applicazione. Posso saltare qua la lista dei dispositivi perché si può collegare anche una fascia cardiofrequenzimetro via Bluetooth, e c'è il cronometro oppure il conto alla rovescia, la possibilità di inserire soglie massime e minime oltre le quali il telefono ci avvisa, e quindi un'applicazione fatta abbastanza bene. iMusic, possibilità di ascoltare musica sia dal cloud sia dai 4 giga di memoria che ha integrati tramite sempre la cuffia auricolare. Non sono tantissimi 4 giga, purtroppo non si può comandare la musica sullo smartphone dall'iMWatch, mentre si può fare col Sony perché c'è l'applicazione per comandare il lettore musicale del telefono. Poi, che dire, c'è la possibilità di comandare la sveglia, ci sono tante applicazioni, per esempio c'è questa per giocare a Tris che è simpatica. Ecco, una grande pecca di iMWatch, il fatto di non essere impermeabile, cosa che invece lo smartwatch è, quindi dovete ricordarvi di toglierlo quando lavate le mani, per esempio, o fate la doccia. La base dell'iMWatch è Android, lo si vede perché ha questo scorrimento laterale, qua sulla sinistra l'elenco delle chiamate. Ecco, quando arriva una chiamata anche il Sony ci avvisa dell'arrivo della chiamata. Le applicazioni del Sony sono sicuramente di più perché forse anche più diffuso e costa sicuramente meno. Sony Smartwatch si trova intorno ai 100 euro, iMWatch costa oggi se non sbaglio 299 euro, quindi una grande differenza di prezzo tra i due smartwatch. Per quanto riguarda la batteria, qua vince sicuramente iMWatch, ha una batteria che dura di più. Il Sony, se lo si tiene con l'ora sempre attiva, non dura una giornata; se lo si tiene con l'ora che si attiva solamente allo scuotimento del braccio, dura circa un paio di giorni. Comunque sono oggetti che vanno caricati più o meno tutti i giorni.
quale scegliere tra i due. Allora, avete capito le logiche di funzionamento completamente diverse. Io trovo che avere una sorta di duplicato dello smartphone al polso sia abbastanza inutile. Comodo il fatto che questo iMWatch ci notifichi le chiamate, a volte può essere comodo il fatto che si possa rispondere in viva voce direttamente dall'orologio, ma trovo veramente scomodo il fatto che per andare in internet debba avere questo tethering, anche perché molte compagnie telefoniche fanno pagare il tethering a parte rispetto alla connettività dati che è già integrata nel proprio abbonamento. Invece lo smartwatch è un extender, quindi io qui ho le notifiche che visualizzo, notifiche anche di WhatsApp, per esempio ci sono applicazioni che mi permettono di vedere tutte le notifiche che ho sul mio Android. Pecca del display del Sony perché non si vede sotto il sole, mentre l'iMWatch si vede sotto il sole. Il Sony funziona solo con dispositivi Android, mentre l'iMWatch funziona anche con iPhone. Beh, quale comprare? Quale comprare lo dovete decidere voi. Io probabilmente preferisco il Sony per un discorso di polso, il polso piccolo, quindi lo smartwatch sicuramente sta meglio sul mio polso. Sono in trepidante attesa del Fable, che è uno smartwatch che dovrebbe avere un display e-ink, quindi un display che consuma pochissima energia, una settimana di standby impermeabile, che forse è veramente un ottimo compromesso tra questi due orologi che vi ho fatto vedere oggi. Per telefono.net, Andrea Galeazzi.